Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma rispondo punto per punto, velocemente. Siamo una rivista di geopolitica e quindi la geopolitica è inevitabilmente, dovrebbe essere una disciplina al servizio della comunità in cui esiste, anzitutto. Dunque, niente di più urgente di un numero italiano per chi si occupa di questi temi come proviamo a fare noi. Poi, in vista delle elezioni, in piena campagna elettorale, ci sembrava necessario occuparci delle sfide strategiche e non di quelle politiche, che queste no, non solo il nostro mestiere, ma che soprattutto consideriamo molto secondarie rispetto alle sfide strategiche. L'Italia è un paese demograficamente che va scomparendo, non è un'iperbole. Nel 2070, secondo tutte le proiezioni demografiche, l'Italia avrà perso 12 milioni di abitanti di questo passo, cioè più di Sicilia e Lazio messe insieme. Il divario demografico fra nord e sud fa spavento. Una volta il sud era, ai noi, non era neanche quella una condizione ottimale, ma era il serbatoio demografico della grande industria del nord. Oggi non è neppure più quello, un territorio disertificato, molto anziano, che si unisce all'anzianità del resto del paese. L'Italia è il paese al mondo, lo sappiamo, che ha l'età mediana più alta che esista insieme al Giappone, il che non è soltanto una questione economica, noi ci concentriamo sempre su quello, è proprio una questione di inclinazione del paese. È difficile immaginare un recuperare anche a livello internazionale in termini di influenza, eccetera, con una popolazione tanto anziana che inevitabilmente per età è disposta soprattutto a mantenere ciò che ha, a difendere, che è anche legittimo, intendiamoci, a difendere il benessere che possiede, eccetera, non certo però a lanciarsi in nuove campagne, in nuove iniziative, a ripensarsi. E poi c'è la questione di un'Italia, e chiudo, che non ha una capitale in questo momento. Si fregge a volte il nostro paese di averne due, con la risibile definizione di capitale morale per Milano, che non si è mai capito bene cosa volesse significare. Oggi non ne ha nessuna. Roma, perché in uno stato di declino oltremodo preoccupante, Roma che vive un paradosso, raccontiamo in questo numero, è il momento della sua storia, e Roma esiste da qualche anno, in cui ha più abitanti. Mai tanti abitanti aveva avuto, certificati Roma come adesso, vanno aumentando, eppure mai come adesso probabilmente ha avuto poca influenza all'interno del nostro paese, figurarsi all'estero. Milano è una città la più compiuta, senza dubbio, che attrae grande capitale umano dal resto del paese, ma anziché ridistribuire pretende insieme alla Lombardia una fiscalità separata. Per dare un esempio, Londra, che è un po' astronave come Milano, eppure Londra versa decine di miliardi a fondo perduto all'Irlanda del Nord. Così, soltanto per dare un'idea di questi temi. Invece, per quanto riguarda